grazie a Egidio e Giulio Termine per questo bellissimo film dedicato, che tratta un tema molto scivoloso ma con una abilità, con una maestria veramente ammirabile. Grazie Egidio per questo regalo, per il fatto che tu sei qui a condividere con noi questo momento. E volevo che attore, produttore, regista, legato alla famiglia, dedicato ai suoi figli, c'è dentro tutta la sua, sensibilità, il suo amore, la sua passione. È un film che ti accompagnerà sempre, anche se tu puoi prendere le distanze, ma adesso noi vogliamo semplicemente che tu ci spieghi, per coloro che non sono abili, ad entrare dentro le situazioni complesse, questo intreccio che tu praticamente in maniera magistrale ci hai proposto nel film. Intanto io non prendo le distanze dal film, attenzione. Ho detto che il film, siccome sono passati degli anni, io sono già da un'altra parte. Ma il film è chiaro che mi appartiene, lo condivido, non nel senso psicologico, ne prendo le distanze, attenzione, o culturale. Niente, che devo dire adesso? Il film l'abbiamo visto. Devi sottolineare quanto. No, io non abbiamo visto niente, ci devi dire che cosa abbiamo visto. Ah, io lo devo dire, no, lo dovete dire voi, non c'entro io. Quando chiedevano a Edoardo De Filippo, con dovuto rispetto e con dovute distanze, ma lei che cosa vuol dire questo? Ma io ho fatto l'opera, adesso vedetevela voi. Semmai volevo sottolineare una cosa: avete visto tre momenti temporali e spaziali, che sono sottolineate con tre diverse fotografie. Ecco, c'è il presente, che lui ha 27 anni, c'è il passato, che è quello col padre, no? E le due donne amiche, che è sottolineato con una fotografia molto più saturata, molto più, che per convenzione, soltanto per convenzione, si poteva fare. Oggi si usano dei colori più saturati, ecco, ma perché il pubblico così rimanda, ecco, rimanda automaticamente a quel tempo. E poi c'è una terza fotografia che è con colori plumbei, no? E in più ho sottolineato questi momenti con un rallenti. Le scene sono rallentate per dire che quelle sono proiezioni della mente del ragazzo. In un certo qual modo sono degli incubi che poi però si risolvono. Questo incubo iniziale nel quale lui ricerca questa figura paterna, no? Lo ritrova alla fine. Vedete invece alla fine che quella proiezione della sua mente, in cui avviene il famoso lancio di Ettore, dove il padre lancia il bambino in aria, Ettore per richiamarci a Omero, che prima di incontrare Achille saluta la moglie sapendo di dover morire, perché Achille è un semidio, e prende il figlio Astianante e lo lancia in aria dicendogli: vai, il mondo è tuo, perché è il padre che fa da ponte tra il figlio e il mondo, mentre la madre costruisce un mondo interiore, il padre è quello che lo prende per la mano e lo lancia nel mondo. Ecco, questo è un richiamo. E vedete che poi, ecco, vedete che i colori sono plumbei qui, perché ancora lui è fermo, nella sua mancanza di identità. E poi quando il bambino risale, vedete che il volto del padre a lui non lo vede mai nel sogno, lo vedrà solo alla fine, perché non conosce il volto del padre. Metafora, no? Perché lui non conosce il padre. Ma che cosa non conosce del padre? Che lo ha amato, perché
lui quando diventa veramente uomo, quando nasce, e quello è un battesimo oltre a essere il lancio di Ettore, il bambino ritorna a galla, i colori ritornano veramente quelli che sono nel presente, il bambino grida ah, come dire adesso mi sono liberato, adesso è finita, no, e lui perché ritorna, comincia da lì la sua vita, comincia da quando lui si sente amato, perché nonostante la modalità della sua nascita, cioè una maternità surrogata, non utero in affitto perché non c'è stata una vendita, e qui andiamo oltre, perché la gente può dire ma se io glielo voglio dare non lo faccio per denaro, no, lei lo fa per amore dell'amica, poi si rende conto che ha un amore più grande dentro, no? E quindi una responsabilità maggiore, poi glielo dà perché si ammala di tumore, pensa di dover morire e quindi vuole dare al figlio una famiglia, no? Quindi fa sempre scelte d'amore. La madre culturale adottiva in ogni caso l'ha sempre amato, anche con i pro e con i contro, lo ha curato, gli ha lavato il sederino, gli avrà messo la tachipirina quando era piccolo, quindi alla fine il suo percorso, il cosiddetto viaggio dell'eroe di questo protagonista, è la ricerca, alla ricerca di riconoscere il suo essere stato amato. Gli manca la figura paterna che gli viene consegnata dalla madre naturale, dalla madre biologica attraverso il quadro, e dalla madre culturale che poi, diciamo, anche lei facendo un percorso di maturazione, gli dà quello che al figlio non gli ha mai dato, cioè il racconto del padre, la figura del padre. Tuo padre impazziva per te, io sono importante perché i miei genitori mi hanno amato, e allora da lì parto, perché è la base per ciascuno di noi, un po' come per il cristianesimo. Noi cristiani, o voi cristiani, comunque noi cristiani, riconosciamo di essere al mondo perché voluti da Dio, voluti per amore. Questa è la base, ma è anche la base dell'essere umano. Quindi vedete bene che tra la spiritualità cristiana e la vita quotidiana, psicologica e sociale dell'essere umano non c'è nessuna differenza. Un uomo per vivere bene, armonicamente la sua vita, poi si può pure perdere, deve partire da una base: io sono stato amato, io sono stato voluto in questo mondo. E quando noi non ci sentiamo amati, non diamo significato alla vita, la nostra vita non ha senso. Un essere umano, grande, piccolo, bambino, che sa di essere stato amato, allora dà un senso alla propria vita, con tutti i dolori e con tutte le sofferenze che un genitore, così come Dio, non ci liberano dal dolore e dalla sofferenza, ma danno un significato alla nostra vita piena di sofferenza. Non so se, e questa è la mia opinione, ma credo che sia opinione diffusa. Poi ci sarebbero tante cose da dire su questo film. Poco fa parlavo con Pietro e gli dicevo, il film è ricco di simboli, per esempio il faro. Che cos'è questo faro che si vede? Vedete che il faro si illumina soltanto quando lui adesso sa chi è il padre. Il faro è il padre, nel Medioevo il faro rappresentava il padre, cioè il porto sicuro dove ciascuno di noi può andarsi a riparare, no? Così come è il porto sicuro per le navi. Poi altri simboli, ma queste cose come il pubblico come fa a capirle nella prima visione del film? La prima visione è soltanto emotiva, è soltanto un incontro, ma la conoscenza emotiva non è da sottovalutare, perché il film ti prende emotivamente, poi razionalizzi dopo e dai un significato alla tua emozione. Perché ho pianto? Perché ho riso? Perché sono scemo, perché sono piccolo, perché sono bambino e quindi mi commuovo? No, perché sei un essere umano.
e tu capisci e riconosci dentro di te i motivi per cui hai pianto, hai riso e ti sei commosso. E stavo dicendo un'altra cosa riguardo a un altro simbolo, ma non mi ricordo più, perché ripeto, il film, nel film ci sono tanti simboli che poi andando a rivedere, ci sono amici miei che hanno visto il film più volte e nelle visioni successive alla prima, che è soltanto di impatto emotivo perché non c'è il tempo di razionalizzare, ma sai, io mi sono accorto di quella cosa che ho capito adesso perché, ma non è che ha una visione più completa, ha una visione più profonda del film, ma la prima volta è stato un incontro con il prodotto artistico assolutamente vero, non finto perché emotivamente, perché pregnato dall'emotività, assolutamente no, perché noi siamo emotivi, razionali e volitivi. Di più non so che cosa dire. Un piccolo magistero che veramente dovremmo affidare e consigliare magari a qualche politico, magari che so, a qualche assessore che si occupa di politiche familiari. Ce l'abbiamo qui una per caso, Alessia Marta, che ringraziamo della sua amicizia, della sua presenza qui, avvicinati qui. Cioè, se vuoi dire qualcosa. Sì, volentieri. Grazie, innanzitutto ringrazio l'amico Alberto Vigilio per questa opportunità, con grandissimo piacere consegno questa targa a Egidio Termine. Io ho avuto la fortuna di vederlo per la seconda volta, già l'ho visto nel 2018 precedentemente, quindi durante questa visione ho potuto appunto insomma soffermarmi su alcuni particolari. È bellissima l'immagine di questa sospensione e diciamo a seguito di quello che lei in questo momento ha detto, me lo tengo io perché sennò mi sposto e non si sente, a quello che lei ha detto riguardo all'essere amati. Volevo aggiungere che una parte, poi la parte successiva, è quella della riconciliazione con la propria storia, e quando lei dice che la verità ci rende liberi, a un certo punto è proprio questo, no? E poi alla fine questa sospensione, questa apnea nella quale lui viveva, esce da questa apnea e riesce a vivere appunto questa libertà, che poi significa essere liberi non tanto di fare quanto essere liberi per amare poi a sua volta. Certo. E quindi insomma penso che sia un completamento di questo messaggio. Scusa, apnea in un liquido amniotico, perché quel mare rappresenta, ecco, un altro simbolo, il liquido amniotico della sua gestazione. Sì. E l'altra cosa che mi premeva sottolineare era anche il fatto del tema della maternità, diciamo non surrogata, ma possiamo dire una maternità su commissione. Il tema che, a parte tutte le considerazioni etiche che possiamo fare, perché è un tema davvero controverso, però il film ci rivela quello che è poi, cioè quello che poi va al di là delle considerazioni di principio, che è la vita e le ferite che a volte questo, no, sempre queste scelte producono nella vita delle persone. Quindi quando parliamo di temi e parliamo di uomini, parliamo di conseguenze grandissime che si hanno nella propria vita. E è per questo che poi prima lei diceva che oggi viviamo di un cinema, diciamo, superficiale, no? Cioè abbiamo bisogno di un cinema che ci serva ad evadere, e quindi andiamo al cinema per passare un'ora di totale alienazione. Vediamo delle realtà che non un Hollywood che non corrisponde in nessun modo, in nessun aspetto alla nostra realtà. Ma che comunque incide negativamente, ma incide, perché nessuna azione dell'uomo
è piatta, è sempre dinamica, o in avanti o indietro, quindi quell'evasione che noi dici vabbè mi sono divertito, no, si è andato indietro, sì. Si è divertito quasi, no, ci appiattisce, certo, ci rende lo sguardo molto, ci rende lo sguardo piatto, no? E vede solo in orizzontale, non ci fa mai, e questo invece è il cinema che amiamo e per il quale davvero ringrazio ancora Alberto che ci propone attraverso questa rassegna preziosa. Potrebbero prendere tutti ad esempio il lavoro di Alberto Di Giglio, io veramente gli faccio il mio encomio, perché queste realtà dovrebbero esistere in ogni città, in ogni posto, non d'Italia ma del mondo, perché abbiamo bisogno di questi momenti di riflessione, di divertendoci, perché il cinema è divertimento, e attenzione, con una domanda, esatto, per la quale probabilmente faremo un percorso per cercare una risposta, perché magari non abbiamo, e quindi è questo che ci rende, è la ricerca che ci fa crescere, non avere una verità, una realtà preconfezionata è assolutamente estranea. Ma siccome pensiamo che la crescita sia un appesantimento, dice ma no, ma io ho lavorato tutto il giorno, che vuol dire? Ma proprio perché hai lavorato e ti sei allenato con il lavoro, adesso cerca di crescerti divertendoti. Sì, curare insomma il proprio spirito. Allora io direi menzione medicine, ma al caro amico Egidio Termi. Grazie. Con una motivazione che leggerà la nostra Alessia Marta. A Egidio Termine, regista sensibile ai temi della sacralità della vita e della famiglia, che con il figlio sospeso ci ha ricordato che l'amore è più forte della morte. È più forte. Grazie Egidio, grazie a voi tutti. Domani sera un grandissimo film, La vita nascosta di Terrence Malick, uno dei più grandi registi importanti del mondo, The Tree of Life, La sottile linea rossa che abbiamo visto già a Ferragosto, e poi chiudiamo in bellezza dopodomani con il film che riguarda proprio Todi, il set naturale di Todi che abbiamo visto, Il tormento e l'estasi. Due giganti a confronto. Grazie della vostra presenza, buonanotte, grazie ancora Egidio, grazie Alessia, buonanotte. Grazie.